tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it. Dalla C alla A come Silvestri, che è stato il padre adottivo di Riva, per stessa dichiarazione del mito. Promozione e salvezza come TD a Ventura e Rastelli. Addio al calcio come Bruno Giorgi dopo l'esperienza al Cagliari. Claudio Ranieri è riuscito nell'impresa di conservare il titolo nell'Olimpo degli allenatori rossoblù e lo ha consolidato evitando una retrocessione da matricola che mai il Cagliari ha subito. E lo è, forse questo è stato l'anno in cui il rischio è stato decisamente il maggiore. Forse lo stesso Ranieri è lo stesso che aveva rischiato tantissimo da matricola proprio nel 1990, quando poi nel giro di ritorno riuscì a costruire la sua salvezza. Insomma, Ranieri ha confermato il suo ruolo nell'ambito dei miti, delle leggende del Cagliari, e lo ha conservato con un campionato che poi alla fine è quello che ci ha messo più paura, è quello che in molti momenti ci ha detto che le cose non andavano per il verso giusto, ma alla fine ha portato in porto la barca ed è riuscito in questo modo ad approdare nuovamente a Cagliari tra il clamore del suo pubblico, che stasera sarà presente all'Unipoldomus soprattutto per festeggiare il re Claudio e forse meno per festeggiare quella che è una salvezza che è stata ancora una volta troppo faticosa per quello che il Cagliari merita, per il pubblico che alla fine finisce per essere l'elemento in più di questa squadra e che da anni chiede di poter vedere decollare il suo prestigio. Ieri un paragone scomodo, quello con l'Atalanta che nel 2015 finì per salvarsi a discapito del Cagliari, anche grazie ai comportamenti un po' così di altre squadre, una in particolare il Palermo, dove giocava il Gallo Belotti, cresciuto nell'Atalanta e che era stato schierato in una partita e poi non nell'altra, curiosamente per in qualche modo facilitare la corsa dei bergamaschi. Bergamaschi che da lì sono ripartiti e ieri hanno festeggiato anche loro, ma non una salvezza, hanno festeggiato l'Europa League, il titolo in campo europeo. Ecco un esempio da seguire, perché vuol dire che anche in provincia si possono costruire le gradazioni, si possono costruire le grandi squadre, si può dare continuità e magari si può festeggiare per qualcosa di più di un semplice salvezza, che poi semplice non lo è mai a Cagliari, e questa la dice lunga sul livello che stiamo continuando a mantenere in una situazione in cui il pubblico e la dimensione dell'amore del popolo sardo nei confronti del Cagliari meriterebbe certamente qualcosa di più. Lo rivivremo tutto stasera, lo rivivremo per l'ennesima volta, sperando che da qui si apra un nuovo ciclo, un ciclo diverso, la speranza che non ci debba essere sempre un salvatore che arriva e ti prende dal profondo degli inferi per portarti fuori. Il Cagliari merita una stabilità, merita di sognare, merita di poter accompagnare il popolo sardo nella consapevolezza del proprio essere, e da questo punto di vista essere una forza di questo tipo dal punto di vista emotivo è certamente qualcosa di più per i calciatori e gli allenatori che sono passati. L'elenco fatto prima lo dimostra, tutti i grandi allenatori che a Cagliari sono consolidati e hanno conosciuto fama e ricchezza. Sono tutte le tue? No, però posso usarle tutte le volte che voglio. Mab & Co. Formazione e strategie per l'evoluzione del business. mabmanagement.it